Buongiorno gente! Allora, oggi 2 gennaio, oggi grande giornata perché è il compleanno di Manuela. Voglio assolutamente prepararmi e andare di corsa su perché dovevo pensare a preparare la cena, a fargli la sorpresa, poi devo sentire per la torta perché non so se hanno la torta, mi sa di no. Non so come sono organizzata, infatti mo devo sentire anche il rispettivo marito. Busta dei regali è pronta. E allora, adesso devo sistemare la stanza, preparare due o tre cosette e poi si parte. Si parte, Derek è pronto, anche se come al solito si chiede che cavolo sta succedendo. Poi volevo vedere se riusciva a fare una cosa. Non so se essendo il 2 gennaio il negozio è aperto, perché io volevo prendere i palloncini con i numeri, magari qualche decorazione così, giusto per fare festa. Ah, quindi sì, ovviamente, ovviamente si parte per il paesello, quindi andiamo in giro. Allora, mi sono già vestita. Anche lui è pronto. Come look è questo? Semplice, easy. Matita colorata che mi piace tantissimo metterlo come effetto poi sul viola. E poi come sempre Peach Blossom di MAC con matita di Kiko. Ho già preparato tutti i bagagli, prendo tutto e vado di corsa perché devo far controllare le gomme della macchina. Poi devo andare a prendere altre due o tre cosette. E se tutto va bene, massimo l'una, partiamo. Sono andata a gonfiare le ruote, sono in macchina e sono riuscita a prendere il numero. Io non oso immaginare che cosa dirà. Va bene, gente, stiamo finendo, sono quasi addirittura di arrivo di tutto quanto. Quindi torno a casa, mi cambio maglia perché con questa purtroppo è un po' cortina e c'ho freddo. Ora speriamo che con questi numeri riesco a guidare perché sono riuscita a fare sta cosa, sono contenta. Poi è successo che il numero 2 rosa era fallato. Mi ha detto te lo faccio argento, è un problema. Faccio no, no, ve lo facciamo misto, lo facciamo misto. Quindi perfetto. Cioè, la signora col passeggino che pretende di averci pure la precedenza, fantastico, che non sta nemmeno sulle strisce. Contate che allora sono entrata nel negozio, gli ho chiesto tutto quanto, a un certo punto mi sono resa conto che pensavano che fossero per me. È stato fantastico perché mi fa dove li devi portare? Quando gli ho detto vicino al lago di Bolsena, la signora mi ha guardato e fa ma non sono per te allora? Faccio no, sono per la mia migliore amica. Fa, cioè, contate, sono riuscita a far piangere la signora del negozio, mi ha fatto ma che dolce, gli prendi queste cose? Io ho fatto sì, per la mia sorellona questo è altro che gli serve assolutamente passare un bel momento e gli devo far passare un bel compleanno. Fatto tutto, partiti! Mamma mia, sarà diciamo il viaggio della speranza perché con questi palloncioni dietro sarà un caos, però per fortuna sono abituata comunque parecchio a guidare con gli specchietti retrovisori. Per fortuna poi è uscita una bella giornata, poi appena arrivati dobbiamo organizzarci con i ragazzi, anche se io gliel'ho detto, cioè raga, famo una cosa semplice, un piatto di pasta, tanto con tutte le mangiate che si sono fatte in questo periodo, non è che per una volta se mangiamo solo pasta e antipasti succede chissà che cosa, eh. Che dirvi? Io adesso piano piano mi avvicino all'autostrada. Derek purtroppo è sacrificato lì, però vedo che non gli dà fastidio, quindi è a posto. Oddio no, il vecchietto no. Ho capito che devo andare piano piano, però il vecchietto. Che dirvi, gente? Io ieri primo dell'anno, non so voi, ma io l'ho passato andando a mangiare fuori con i miei. Siamo andati come al solito alla Masseria, è un locale che adoro. E vi ho fatto le dirette su Instagram e come al solito abbiamo mangiato da Dio e da schifosi perché per il primo dell'anno proponevano un menù veramente magnifico. Abbiamo mangiato quattro antipasti, due primi, un secondo con contorno e poi panettone
con spumante e ovviamente tutto il pranzo annaffiato con vino, che era falanghina, buonissima. E poi abbiamo concluso la giornata andando al cinema. Siamo andati a vedere The Greatest Showman, che è un film con Hugh Jackman, Zac Efron, altri attori comunque importanti. Ovviamente è un musical e devo dire che è stato un film spettacolare, gente, spettacolare. Contate che all'inizio lo volevo vedere e quando i miei me l'hanno proposto, strada facendo verso il cinema, ho fatto certo che però una storia sul circo. Invece, gente, cioè, avevo la bocca che arrivava non vi dico dove, perché veramente era spettacolare. Tutte le canzoni erano di una bellezza allucinante, avevano un ritmo che non vi aspettate, perché magari parte con una canzone lenta e poi arriva che è ritmata ed è bellissima. Sono quelle canzoni che vi assicuro vi viene voglia di alzarvi e di iniziare a cantare. Poi con Hugh Jackman, che sapete, vecchio Wolverine, già in Wolverine è una cosa che adoravo come attore, ma qui è qualcosa di meraviglioso. Io l'ho amato veramente tanto. E vi assicuro, non c'è un momento che è noioso, non c'è un momento che vi fa dire vabbè sì, però passa avanti. È una storia veramente completa. E poi, ripeto, gli stacchetti delle canzoni, quello che più mi è piaciuto, a parte il ballo di quando loro cantano Tornare a casa, però lo stacchetto di Hugh Jackman con Zac Efron nella scena del locale con il barman è qualcosa di fantastico, perché ha un ritmo, ha un genere di passaggio di telecamera, ha come un effetto stop motion, che però non è stop motion, quindi è veramente fighissimo. Andatelo a vedere, secondo me merita. Se vi è piaciuto il Moulin Rouge, che per carità io l'ho visto, carino, però questo qui tutt'altra cosa, cioè qualcosa di veramente più bello, più emozionante, adrenalitico, quindi cioè, vi ho detto tutto. Va bene, dopo questa mega solfa su questo film e niente, gente, ci vediamo dopo che io continuo a guidare, ci aspetta questo viaggio di 2 orette. Un bacione, a dopo, ciao! Aggiornamento dell'ultimo minuto. È morto il 2, cioè durante il viaggio, pom, un botto. Io ero preoccupata più che altro per Derek, perché si è preso un bello spavento. Cioè, non so dove sei esploso. Cioè. Poi Derek, porca miseria, non sta fermo. E niente, vabbè, a sto punto terremo il 2 tipo così, vabbè. Io adesso mi sono fermata perché vado a prendere un caffè, magari mangio più una cosa, così per dopo sono a posto. E niente, gente, no, sono troppo triste, troppo. Speriamo di riuscire a risolvere sta cosa. Lui sta piangendo perché vuole scendere, perché lui c'ha sta fissa che quando ci si ferma si scende. Quindi niente, vado a prendere sto caffè. E con la visuale del ragazzo che sta mangiando siamo arrivati. Arrivati, contenta del viaggio perché è andato tutto bene. L'unica cosa, sto fatto del 2 che è crepato. Adesso mo devo attivare casa e questa la caldaia è partita. Adesso devo solo alzare la temperatura. Adesso faccio finire di mangiare lui. Sistemo queste 3-4 cosette e vado a spostare la macchina, perché qui purtroppo al paesello, come metti male la macchina, ti fischiano, quindi devo andare di corsa. Sono le 5 del pomeriggio e sono bloccata a casa perché non devo uscire. Io sono sempre più convinta che le cose le devono fare le donne. Allora, io mi ritrovo bloccata a casa perché intanto non si è capito in quanti siamo. Non si è ancora capito se dovevamo fare la spesa per cucinare o se dovevamo ordinare la pizza. Dovevamo prendere pure la torta, che ovviamente ricadremo su una torta gelato perché cioè, non ci stanno le tempistiche per ordinare una torta. La festeggiata sta qua pendente a fare la spesa. Teoricamente io potrei pure andare adesso, però cioè, io mi devo presentare più tardi. Non ho capito quando più tardi. Uno è impegnato, un altro deve finire di lavorare. Non si sa di che morte dove morì. Non si sa. Derek si riposa. Io mi riprendo, però tanto oramai, cioè, mi sono comunque riposata. Apri.
No, no, ha letto Feltrinelli. Può essere lì due. No, perché può essere una cucchiarella. Può essere una cucchiarella. Cioè, basta, basta guardare. Questo è il mio regalino personale. Regalino personale? Sì. Tutto confezionato Mac. Si sa com'è. Perché c'è andata, ha preso 4-5 bustone di roba. Quello è della linea nuova, eh. Ammazza. Ammazza. Sembra scuro, ma non ti preoccupa. Già si sboccia, vedi? Sembra scuro, ma non lo è. È più chiaro. Grazie. Grazie. Però lo potevi dire che qua dalle due, porca miseria. Beh, te lo lascio raccontare da tuo marito. No, nemmeno io lo sapevo. No, io ti dico solo. Giuro, io non sapevo niente. Io ti dico solo che mi sono ritrovata alle 4:30 che lei era al grotto. E tu dalle 2 alle 4:30 dove sei stata? E un altro mi ha detto stai ferma a casa. In poche parole, se facevo tutto da sola era meglio. Cioè lui ti ha detto sta ferma a casa? No, mi ritrovavo con lui e faceva fai come ti pare, senti gli altri. Sentivo Marco e gli faceva hai sentito gli altri? No, però dovevamo decidere che cosa. Stiamo discutendo di cosa? Del caso di Marco. Torta a Nutella. No, non c'entra quello. Di chi? Perché? Perché non si può. Vabbè, di certa gente che metterò la foto. Metto la foto, non faccio nome. Amen. Adesso ci sarà il commentatore ufficiale che dirà la sua. Vadi signore, vadi. Ma tu cazzo vai con la Porsche da 140.000 euro e mezzo alle cappe piene di fango? Salame! Ce l'hai i soldi da buttare? Piglia 30.000 euro, fatti la gippaccia e va a c***o di fare! Basta! Ancora! Basta così, basta. La signora se ne va. Anche perché io, senti, 140.000 euro non ne butto così. A parte che ce l'ho. E poi se ce l'avevo si buttano. Si buttano. Dai. Si buttano. Per non fa la foto da National Geographic, che tra parentesi poi la foto, no? Quando io l'ho fatta vedere mi ha fatto morire, perché lì poi comincia un'altra devo dire.